Ciao ragazzi, sono Mauro del Mondo del Barbecue, negozio numero uno in Italia di barbecue e cucine da esterno. Oggi vediamo insieme la versione a tre fuochi del barbecue Enders More Pro Turbo Shadow. Abbiamo già recensito il fratello maggiore, il quattro fuochi, che vi invito magari a dare un'occhiata alla recensione se vi serve una griglia di cottura più grande. Vediamo bene adesso il barbecue a tre fuochi, quindi una griglia di cottura da 62 x 43 cm, adatta per circa 8-10 coperti, classico tre fuochi che va via per la maggiore. Molte somiglianze con i quattro fuochi, praticamente hanno ridotto la dimensione della griglia, hanno tolto un bruciatore, ma le caratteristiche sono rimaste praticamente le stesse, quindi tanto materiale, tanta polpa in questo barbecue che a noi è piaciuto veramente molto. E vediamo un po' insieme come è fatto. Innanzitutto si parte da una griglia in ghisa di buon spessore, una ghisa trattata non smaltata ma porcellanata, quindi un trattamento superficiale che permette di lavorare bene, quindi evitare che magari il cibo si attacchi. Comunque vanno sempre le grigie porcellanate, vanno sempre protette con dell'olio quando vengono lavate e vengono praticamente seccate, quindi tolgo tutte le protezioni. La griglia è divisa in tre parti. In queste due parti viene inserita la parte centrale, in questo foro, la griglia diamantata molto molto pesante, che è perfetta per le costate, le fiorentine, le bistecche in generale. Ricordo che ha lo stesso diametro e la stessa forma degli accessori Weber, quindi potrei tranquillamente inserire questa in un Weber, oppure il contrario, se ho un accessorio Weber a casa della serie GBS, lo posso tranquillamente usare in questo barbecue. All'interno abbiamo tre bruciatori, due della stessa potenza, uno da 4,5 kg sotto la griglia gourmet, quindi la griglia quella più pesante. E loro lo chiamano Turbo Zone, quindi questa zona è più forte di calore e mi riesce a scaldare meglio la griglia proprio per fare le bistecche. Quindi ogni costruttore ha seguito una sua filosofia e devo dire che la Enders ha seguito veramente una strada diversa dagli altri, creando anche l'interno di questo coppetta diffusore, mettendo questa griglia, e crea una zona tipo infrarossi, quindi il calore viene molto molto diffuso, viene un calore molto radiante perché parte della fiamma viene tenuta sotto questa griglia. È un modo intelligente per rifare e ridefinire il concetto di grigliata al barbecue. Abbiamo tolto i diffusori di calore, vediamo tre bruciatori, di cui uno più potente. Troviamo i quattro fianchi che sono tutti staccabili ed è una cosa veramente super super intelligente anche qui. Tra l'altro stiamo parlando di acciaio inox, quindi un acciaio che non diventerà ruggine e resisterà molto nel tempo ed è facile da pulire. Quindi tolgo i quattro fianchi, rimetto il lavastoviglie o li pulisco a mano. Tutti i grassi e tutti i liquidi di cottura vanno su un vascone, su un vassoio, raccoglie i grassi che poi mi manda su una vaschetta che vediamo posteriormente perché si toglie nella parte posteriore del barbecue. Quindi se devo pulire la vaschetta raccoglie i grassi, non faccio altro che girare andare dietro al barbecue, alzo il vascone, vedete che è totalmente in acciaio inox, quindi è veramente fatto bene. E qui dietro trovo la vaschetta. Questa si può togliere frontalmente, quindi davanti per le pulizie normali. Altrimenti tolgo il vassoio da dietro e sgancio la vaschetta. La vaschetta ha anche un sistema dove non può scivolare, viene bloccata come vedete, quindi basta alzarla e toglierla. Sopra le griglie troviamo la griglia secondaria, anche questa totalmente in acciaio, e vedete che si muove con l'apertura del coperchio, quindi molto molto comoda per lavorare nella griglia principale senza avere la griglia secondaria troppo avanti. E sotto la griglia secondaria vediamo il bruciatore posteriore,
e con questi fori dà un effetto molto infrarossi, anche se non è proprio infrarossi. Serve unicamente quando userò il girarrosto. Quindi all'uso del girarrosto accendo il bruciatore, il back burner, e lascio spenti tutti i bruciatori del braciere principale, in modo che i grassi scendano e non prendano mai fuoco. Quindi zero fiammate e una crosticina del cibo, del mio pollo ad esempio, fatta veramente come Dio comanda. Il coperchio, anche su tre fuochi, è fatto veramente molto bene, dà una sensazione di robustezza incredibile. Doppio isolamento, quindi doppia lamiera, verniciatura black matte in tutte le sue parti, con parti di alluminio e vetro frontale, molto molto apprezzato da noi e dai nostri clienti, perché ci permette di dare un'occhiata a cosa succede. Quindi se ho qualche fiammata, posso intervenire subito senza preoccuparmi se sto bruciando il cibo, insomma. E anche l'estetica, come vedete, è veramente super super accattivante. I tre fuochi principali del braciere sono con la manopola più grande, anche quello del turbo, e tutti i bruciatori si accendono con piezo manuale. Quindi premo, giro la manopola e creo la scintilla per l'accensione della fiamma. Il piano destro del barbecue ha un fornello da 3,5 kW, utile per pentole di un certo diametro. Ricordo che non bisogna mai toccare i fianchi con le pentole, mai chiudere totalmente, quindi un diametro di 22, massimo massimo forse 24 centimetri ci sta all'interno di questo fornello. Considerando sempre la potenza, che non è altissima, un po' di tutti i barbecue con fornello, e anche che stiamo lavorando all'esterno, quindi è soggetto a problemi di vento come tutti i barbecue esistenti. Ricordo che su questo barbecue i ripiani laterali non si piegano, quindi la misura totale, che mi pare sia di 143 centimetri, è questa e rimane sempre questa. Interessante che entrambi i fianchi hanno tre punti dove agganciare i miei accessori. Molto molto comodo, direi, perché finché lavoro ho pinze, pinzette, spazzole, posso metterne tre di qua e addirittura tre dall'altra parte. Bene, vediamo un attimo come è fatto il carrello. Anche qua tutto in black matte, quindi il design è veramente interessantissimo. Vi danno già tubo e riduttore di pressioni inclusi. C'è una lamiera di protezione per la bombola che male non fa. Bombola dovremmo stare intorno ai 10 kg, dovrebbe starci, ed è veramente rifinito molto molto bene. Anche questo barbecue, come il fratello maggiore, ha quattro ruote doppie, piroettanti e con freno. Come vedete, sono in plastica, ma è plastica dura e molto molto valida. E premendo giù blocco praticamente la ruota, quindi posso farlo su tutte e quattro le ruote. Il Monroe Pro Tre Fuochi Shadow della Enders, marchio tedesco, è veramente interessante. Il rapporto qualità-prezzo è incredibile. Prestazioni ci sono, la qualità dei materiali ottima rapportata a questa fascia di prezzo, quindi stiamo parlando di una fascia media. Interessantissimo il turbo per creare una zona di searing station potente. Se mi piacciono le bistecche, ho bisogno di questo prodotto. Ricordo comunque a tutti di non superare i 250 gradi nell'uso del barbecue a gas, ok? Questo vale per tutti i barbecue a gas, perché se trovo nel termometro 250, in griglia sicuramente avrò temperature molto superiori. Quindi attenzione a non superare mai queste temperature di sicurezza per garantire il funzionamento e la durata del vostro barbecue per parecchi anni. Come avrete capito, a noi è piaciuto tanto questo barbecue, ha un ottimo successo e piace anche a chi viene a vederlo in negozio. Quindi è un invito a tutti di passare da noi, toccarlo e vedere con mano questo prodotto che ci sta dando grandi soddisfazioni. Ok? Mi raccomando di lasciare un like se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al nostro canale per ricevere le notifiche di tutte le nuove recensioni che ci stiamo preparando. Ci sono tantissime novità per il prossimo anno e le vedrete già in anteprima in questo autunno-inverno, con cose veramente fantastiche che
In Italia naturalmente non ci sono al momento. Grazie a tutti e buona giornata.